Con la Giulia, l'Alfa Romeo è tornata a proporre una vettura degna del suo blasone. E diciamolo che con la Quadrifoglio ha fatto riannamorare tutti gli alfisti. Però una berlina da 510 cavalli probabilmente è anche esagerata per la maggior parte degli automobilisti. E allora cosa dire della versione veloce, che è disponibile col turbo diesel a 210 cavalli e col 2000 turbo benzina da 280? Probabilmente sono le versioni più equilibrate che ben si adattano al compito di una berlina da famiglia come quello della Giulia. Siamo venuti qui a provare la versione a benzina, probabilmente la più interessante perché grazie ai 280 cavalli, alla trazione integrale Q4, al cambio automatico a 8 rapporti, promette grandi prestazioni, ma anche costi di gestione piuttosto contenuti. E incominciamo a parlare proprio dai consumi, perché è in grado di percorrere anche oltre 12 km con un litro, che sono un ottimo risultato, se consideriamo che abbiamo 280 cavalli e la trazione integrale. D'altra parte, le prestazioni si commentano da sola. La Giulia veloce è in grado di superare 240 km/h e accelerare da 0 a 100 in poco più di 5 secondi. Ma quello che piace soprattutto è il comportamento stradale, che fa passare in secondo piano alcuni limiti magari nelle dotazioni tecnologiche che invece non hanno le principali rivali tedesche come Audi A4, BMW Serie 3 o Mercedes Classe C. Però basta un percorso ricco di curve per innamorarsi della Giulia, specialmente della veloce, che porta in dote un assetto specifico con ruote da 19 pollici, sospensione a controllo elettronico e differenziale autobloccante posteriore. Questi due fanno parte di un pacchetto optional, ma ovviamente è vivamente consigliato. Piacevole da guidare, ma anche confortevole. La Giulia veloce è una vera gran turismo. Merito anche del cambio automatico a 8 rapporti. Molto rapido, ma anche dolce nei passaggi di marcia. Forse più sportivi, dato che qui abbiamo 280 cavalli, potrebbero desiderare un sound un pochino più aggressivo del motore, ma in realtà nell'utilizzo di tutti i giorni e nei lunghi viaggi la voce del 4 cilindri è consona alla vettura. Per chi non vuole rinunciare alla sportività della veloce, ma un occhio attento al portafogli, c'è anche la versione diesel da 210 cavalli, sempre con la trazione integrale e col cambio automatico a 8 rapporti. Ma se volete un consiglio, noi sceglieremmo questa benzina da 280, perché dopo averla guidata a lungo, su strade e su percorsi ricchi di curve, non fa rimpiangere neanche più di tanto la Quadrifoglio, che è sicuramente più sportiva e grintosa, ma forse anche esagerata.